sbarcano da barche a vela o da grandi navi come l'Ocean Viking? Che condizioni? Nella maggior parte dei casi le condizioni sono condizioni di precarietà dal punto di vista igienico. C'è una cartella clinica su cui annotiamo i vari dati, con particolare attenzione nei confronti delle eventuali infezioni trasmesse per via aerea o per via percutanea. E quindi, scabbia. Un esempio tra tutti, scabbia, e poi anche tubercolosi. Abbiamo trovato delle tubercolosi addirittura ossee, addirittura si diffuse ad altri organi, cose che qui in Italia non si vedono più ormai da decenni. In questo ambulatorio in 11 anni sono transitati oltre 34.000 migranti, eppure tutti i dati raccolti restano fra queste mura e servono a poco, perché incredibile, in Italia non esiste una rete che colleghi tutte le strutture che svolgono attività di questo tipo e dunque una scheda medica che segue il paziente. Non esiste una rete, quindi siamo delle piccole medicherie così isolate e non ci si è resi conto che noi forniamo un servizio fondamentale nel marginare le emergenze infettivologiche che possono esserci, in alcuni casi ci sono anche state. Il 50% dei migranti, cifra tonda, lascia o, se preferite, scappa da strutture come queste prima che il percorso di regolarizzazione o respingimento venga definito. E fra loro anche i tanti che avevano iniziato un trattamento sanitario, che viene dunque interrotto. Quindi viene vanificato tutto lo sforzo assistenziale terapeutico fatto, e la cosa ben più grave è che questa persona diventerà di nuovo infettiva, quindi andrà in giro in Italia o in Europa a diffondere la tubercolosi. Le proposte della dottoressa Ferrante e dei medici di Auxilium sono rimaste lettera morta, come l'ipotesi di avere una serie di alert medici che seguono il paziente nei suoi spostamenti. Questione spinosa per la tubercolosi e non solo. Le posso citare l'HIV, basterebbe fare un test, adesso ci sono dei test veloci, brevi, che costano niente, potrebbero essere somministrati a tutti i nostri ospiti, li ho richiesti e nessuno mi ha risposto. Il test HIV noi proponiamo all'arrivo, abbiamo un prelievo di sangue a tutti i nostri ospiti, c'è chi vuol farlo e c'è chi non vuole farlo, noi non abbiamo la facoltà di obbligarli. Scusi, ma perché l'HIV? Se l'ha citato significa che lei ha percezione comunque che è una... Beh, lo sappiamo tutti che in Africa il virus dell'HIV è particolarmente diffuso. Quanti casi di HIV ha riscontrato negli ultimi anni? Considerando, come le ho detto prima, che non sono tutte le persone che noi riusciamo a screenare, i casi tutto sommato sono stati pochi, si aggirano intorno al 5%. Sono pochi quelli che riusciamo a screenare perché non tutti vogliono farsi il prelievo. Lei pensi che molti pensano ancora che il sangue che li preleviamo lo vendiamo? Ignoranza fra i migranti, dunque, ma a pesare ancora di più alla fine è l'indifferenza di chi finora ha fatto cadere nel silenzio e non è intervenuto su questo delicato aspetto della grande, infinita emergenza immigrazione. Poi alla fine ti stanchi anche a ripetere sempre le stesse cose perché ti rendi conto che dall'altra parte non c'è un vero e proprio interesse. Della salute degli immigrati, che poi è anche la nostra, no? Per quello che gli ho detto prima, credo che non gli importi nulla a nessuno.